gli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Perché ci avete messo tanto? Almeno siamo qui. E con la Veltro? Dritti nel profondo dell'inferno. È un token di sicurezza. Significa che possiamo leggere i dati dell'aereo. Che è successo? Capo, saputo niente di Jill e Barker? L'indagine li ha portati in mare aperto. Ma abbiamo perso le tracce della nave. Qui Jackass, ho le coordinate della nave, le sto inviando. Non è lontano. Sono Chris, ho ricevuto le coordinate. Non c'è più tempo. Diavolo. Brian, ci andiamo subito. Olè. Rieccoci qui con Resident Evil Revelations. Episodio 6, il gatto e il topo. Il topo è ovviamente Pinolo 1. No, ma non stavo andando a cercare Chris. Cioè, non siamo andati a cercare Chris nella nave. Non ci sto capendo un cazzo. Ma poi perché questa qui ha una gamba nuda? Dai, cominciamo. Cioè, praticamente adesso noi stiamo usando Chris Redfield. Pensavo fossimo andati nella nave per cercare lui. Guarderò in ogni stanza. E forse è così, ma... Cerca Jill e Parker. Fa piacere che c'è varietà. Perché usiamo... Ah, prima devo trovare... Guardate! Una gamba così, com'è? Hai freschetto, cioè... Una gamba coperta, l'altra no. C'era la chiave? No. Ma pensavo che lui ce l'avesse. Le pallottoline. Quei due stronzi! Noi li catturiamo e li interroghiamo. No! Toppa! È rimasta dietro! No! Sì, ma anche lei è lenta, Cristo, eh! Io sono corazzata al massimo. E mi muovo più velocemente di lei. What? Vabbè. Lì non si sa dove sia finita. Ciao, bellezze. È una nuova mutazione. Una reazione a un nuovo virus. E che cazzo? Ecco. Oh, creep, Dio. Questo qui da dove è saltato fuori? Spara che tu hai il fucile di precisione. Dai, spara, spara. Oh, Krishna. Sono parecchi, eh. No, 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 no. Cos'erano questi preliminari? Non finiscono più. Facciamoci strada in mezzo a loro. Tu spara e non rompe le balle. Cammina! Ho lasciato un pacco di munizioni dietro, lo so. Sto andando nella direzione giusta, lo spero per il culo di Pinolo 1, anche se non ce l'ha. Non è il momento, prima devo trovare quei due. Sì, ma cacca. Sì, sì, è la strada giusta, credo. Merda, ma che ha questa nave? Spero che Jill e Parker stiano bene. Ah, ce l'ho anch'io questa cosa. Ce l'hanno tutti, ce l'ho. Se controllo magari ce l'ho anch'io in qualche cassetto a casa, boh. Cosa fosse un'attrezzatura speciale solo per pochi.
Là sotto c'è una granata, la prendo. Tra l'altro, che cacchio è quella cosa? Questa qui, guardate, in basso a sinistra, lo vedete? Boh, non ho ben capito. Sembra pelle, forse è la pelle di un gatto. Stammi dietro, eh. Comunque bel vestito, cazzo. Mi sa che anche io mi strappo un pezzo di vestito e rimango come te. Sì, ogni volta che bisogna cambiare zona c'è un calo di frame rate. Com'è la situazione? Ehi, sai dove possiamo trovare qualche regina? Jessica? Sì, aspetta. Vedendo le condizioni della nave, credo ci sia un problema con i motori. Scommetto che sono nella sentina per rimetterli in funzione. Crina. Ha senso, ci andiamo subito. Ha senso. Dirigiti alla sentina. Il problema è che non mi ricordo dove cazzo era questa sentina. Dove merda era la sentina? Piano di sopra? O piano di sotto? Fa vedere cosa funziona. Non funziona ovviamente. C'è la piantina, l'ho mancata. Casino. Qui possiamo andare? Minchia, non lo so. Dovrei vedere la mappa. Spero che sia la direzione giusta. Vieni, toppa. Carichiamo le armi. Sentite questo rumore? Forse è la direzione giusta, perché anche salvato. E inoltre, che chiecchio. Vogliamo scoprirlo? Cristo! Non di nuovo tu! No, due, cazzo! Addirittura, ma per favore, levati dai piedi, mostro. Merda, non andranno mai giù. Oh, uno è andato giù. Col mitra è più facile. Ci avevo impiegato molto di più. Ma esplode? Ma perché esplode? Chiave tridente, oh lele, oh la la. Ma poi che cazzo è questa? Una trappola. Insomma, una trappola per orsi, però organica. L'ha cagato uno di quegli stronzi. Granata. Piantina. Sembravano documenti. Nemmeno l'avevo vista. La piantina. Esatto. Ma ha già infettato la nave. Oddio, quanto è ridicolo. Guarda cosa dice. Cazzo! C'è una puzza orribile. Come dargli torto? Non sparare, eh! Sto qui. Ah! C'ha il vizio di sparare, bastardello. Ti passa la voglia, eh? Cacca, mi sono curato. Non è se esploso. Boom. Secondo me possiamo usarli a nostro vantaggio, questi qui che esplodono. Magari fanno danni anche a queste merde. Non lo so. Bisogna testare. Ciao merde. Nio badaba. Cosa stavi facendo? E tu a terra. Sei la mia puttana. Ok, ho finito le munizioni di tutto, tranne la pistola. Qui rimaniamo a secco, molto velocemente. Cioè, dire che non le ho nemmeno sprecate. Questo mi spaventa, eh. Stiamo raggiungendo velocemente il punto in cui c'erano loro. Adesso prendiamo l'ascensore. Vieni, che magari li troviamo affogati. Mitico Crissino. Diavolo! C'è nessuno! Aiuto! Farò quello che volete! Questo qui si è già venduto! Resisti, Parker! Ci deve essere
un modo. Credo ci sia un posto per lui nella politica italiana. Madonna. Farò tutto quello che volete. Dirigiti alla sentina. Beh, fortunatamente non è a tempo. Non so, ma dobbiamo andare da quella? Che Cristo, non lo so, forse da questa, proviamo. Grazie framerate, fregami come sempre. Ah, dai, che ho poche pallottole. Sì, sì, sì. Attenzione. Credo sia la zona giusta. Recarsi immediatamente in sala macchine. Non si muove. Bene. Ah no, guardate. A te, ta! Prima devo trovare quei due. Ho sbagliato granata, tra l'altro. Vediamo se serve la sua esplosione. Sì, fa danni a tutti. Perfetto. Possiamo usare a nostro vantaggio. Vieni toppa, tanto dove c'hanno i nemici. Non fare il cretino, eh. Quante volte devo dirtelo? Prima offrimi da bere. Se vuoi passare subito ai preliminari. Levati. Becca quello ciccione che esplode! Ciao cacche! Che cazzo sta facendo quella me? Ah, mi ha sparato! Ah, Cristo! No, non mi ha sparato, mi stavo difendendo. Ma cacca, guardate! Ma come cacchio facciamo? No, 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 no! Difenditi da solo. Madonna. Ho lanciato due granate e pensavo di aver lanciato una. Almeno, cacchio, munizioni. Finalmente. Krishna. Cioè, è pieno ovunque. Spara tu. Io vado qui. Tanto possiamo anche superarli senza ammazzarli. Krishna, guardate. Strisciano pure i bastardi. Corri! Oh, come non si apre? Un tempo si apriva. Toh. Oh, mi è arrivato uno stronzo gigante. E volante anche. Non spararmi. Quello, schifo. Vuoi decedere, dannazione? Andiamo, di qui. È presto, non corrono! Cioè, agenti super segreti, super addestrati che non riescono a correre. Guarda la lentezza, poi. Come? Eravamo qui con Jill. Nessuno in casa. E l'altro. Dove sei andata? Jill. Tornata in cucina. Cioè, ma poi quella lì, io non riesco a smettere di guardare quella coscia della tipa. È ancora così, boh. Dulululu. 98% la precisione. Ho sfiorato la perfezione. Salvo, no, vabbè, vado avanti e basta. Cosa cadrà mai ai nostri eroi? Qui molto male. Cioè, devo andare anche sott'acqua?
Ma spec! Quello to come una minchiona! Ho raccolto un tubo. What? Che me ne faccio di un tubo? Ma dovrò riprendere fiato ogni tanto? Oh! Ah, ecco! Te lo faccio vedere io! No! No! Merda, l'avevo quasi aperto, mo? Spero tu abbia molto più fiato. Dobbiamo cercare altro. Sta venendo l'ansia. Ah, c'è qualcosa! Un altro pieno di tubi! Dai! Che è quasi fatta! Ci salviamo a pelo di culo, eh. Se avessimo aspettato Chris e l'altra zoccola, saremmo morti annegati. Nessun problema, Ci... L'abbiamo scampata bella. Davvero l'abbiamo scampata bella. Quindi, punto della situation. Cioè, io continuo a trovare... Ah no, munizioni pistola. Cacchio, pensavo fossero ancora del fucile di precisione. Questo? Porta munizioni fucile a pompa. Ok. L'acqua continua a salire. Ma che due balle. Abbassiamo una paratia nella sala di controllo. Chiudi la paratia. E dove merda vado per chiudere la paratia? Dacchio! Non ho capito nemmeno che tipo di nemici sono. Provo cribbio. Mi fanno ridere. Sarà qui. Oh, cazzo! Oh! Uno l'ho schivato. No, cagà! Mi fanno ridere! Boh, sembrano delle mante più o meno. Però delle mante non troppo carine da vedere. Le cartucce e fucile. Ah, giusto, è vero che i piranha riescono ad andare anche sulla terraferma. Approfittiamone. Ah, ecco perché quella leva era bloccata, l'aveva già usata lui. Ok. Dovrebbe reggere per ora. Verifico il sistema di controllo. Ah, diavolo, non c'è segnale. Forse l'antenna è fuori uso. È sul ponte d'osservazione. Forse si può riparare. Di certo la vista è ottima. Lo penso anche. Andiamo. Quindi. Chissà se i piranha riescono ad aprire la porta. Possiamo salire fin lassù dal salone. Aspetta un attimo, figliolo. Vediamo questa. Abbiamo stordimento. Tra l'altro abbiamo anche il mitra, però... No, lo lascio lì il mitra, sti cazzi. Stordimento! Cosa mettiamo? Il fucile a pompa? Questo com'è? No. Stordimento, direi questo. E anche danno più 2. Così. Che è già potente di suo il fucile di precisione, quindi... Con un po' di danno in più migliora anche. Non fatemi sorpresa. Sta ancora? La paratia è chiusa. Che cacca! Io salgo, ciao belle! Tanto loro non riescono a salire. Col coglione invece le sta spalando a sprecare munizioni. Buon divertimento, baby! Io non ti aspetto. Mi dispiace, ma non ti aspetto. C'è una porta chiusa, voglio provare a vedere. Magari si apre adesso. Mi sa proprio di no, non ce l'abbiamo la scheda. No. Chissà chi diavolo la trova quella scheda. Spero di non averla mancata. Ci sei? Spero per te. Ah, siamo sulla Queen Semiramis.
Ok, beh, durante l'ispezione Quinta ha scoperto che c'erano due navi. Voi dovete essere sulla gemella della Quinta. Ah, hanno sbagliato nave. E Parker forse sono prigionieri su quella nave. No. Siete riusciti a localizzarla? Non ho capito un cazzo. No, ma ho i miei uomini migliori sul campo. Non è passato molto tempo, vero? Esatto. È possibile che fino a poche ore fa le navi fossero insieme. Controllate la zona, cercate bene. D'accordo. Non ho capito se hanno per caso sbagliato nave o che. Non ho capito. Cioè, da quanto ho capito, Chris è, diciamo, quella ragazza con la coscia al vento, dovrebbero essere andati o nella nave sbagliata oppure sono arrivati in ritardo perché noi ce la stiamo svignando in questo momento. Non l'ho capito. Però niente, andiamo qui. Ovviamente sono questi piccoli scatti ogni volta che c'è un livello nuovo. Bevo un po' più fluidamente, grazie a Dio. In questo momento sto cercando... Perché mi ha detto che sto cercando? Ditemi che sto sbagliato la zona. Che c'è? Parlami! Pezzo di minghia. Io sto procedendo alla cieca. E spero di andare nella sezione giusta. Fino ad ora io... Sono andato alla cieca e ho avuto culo perché trovo la zona giusta. Perché nella mappa mica me lo fa vedere l'obiettivo. Me lo fa vedere solo quando sono vicino, ma considerando che stiamo trovando nemici, significa che... Sì, grazie agli scatti. E muoio, non rompere i cogli. Si è ripreso? Sì, si è ripreso. È fuori uso. Giusto, l'abbiamo visto l'altra volta. Il dilemma principale è dove merda sto andando? Zona giusta, zona sbagliata. Cammina. Sì, credo sia la zona giusta. Ci sono cacchetti ovunque. È la zona giusta. Fai vedere una cosa. Perché sto aggeggio non l'ho usato qui, non me lo ricordavo. Cartuccio fucile, buono. Mi sto dimenticando di esaminare i cadaveri dei nemici, ma sinceramente poco mi frega. Altro? C'è altro che mi manca? Quella cosa lì è questa. Cartucce fucile. Munizioni pistola, vediamo qui. Finish. Oh. Ecco, adesso ho il dubbio. Qui? Cristo! Gran figlio di puttana! Cosa vuoi? Cosa? Bellissimo! Mi ha attratto questa scatoletta. Altro no. Cartuccio e fucile. Buono, buono. Vediamo. Allora. Andiamo. Sono sicuro che sia la zona giusta. Ora, come sempre, dobbiamo salire. Strano, nei precedenti... Oh, cacca! Non l'avevo visto. Dove cazzo ne è uscito questo qui? Perché sono a terra?
Mi ha buttato a terra con un colpo ed ero seduto in terra. Comunque, vi stavo dicendo, nei precedenti episodi, se premevo il tasto per aprire la porta velocemente, gli davo un calcio e la sfondavo. Qui no. Ne sono stronzette, vero? Ok. Cacca, non è qui vicino. È nella porta... Ah no, è nella zona a fianco. Quelle sono le munizioni del fucile precisione, mi pare. Fai vedere? Sì. Ho buona memoria. Andiamo qui. Perfetto. No, devi tenermi la porta aperta. Qui il dubbio, qui. Nessun dubbio, qui è basta. No. È un Krishna di vicolo cieco. Cristo! Questa è la zona giusta. Ma che cazzo è? Puttana! Credo che questa sia la zona giusta. Credo. Cioè, si direbbe di sì, eh. Hai idea di cosa voglio fare da te? Sì, è questa. A parte farci correre di qua e di là come matti. E chi lo sa? Dopo quel video non ho nessuna traccia di loro. Già, non mi piace. Andiamo sul ponte panoramico e contattiamo il quartier generale. Ci sono pezzi Spero di conversazione. Ho rilevato la posizione di Chris. Sono pezzi di conversazione, quindi è questa la zona giusta. Ratteo di fuoco. Ah, questo è già messo. Qui l'ho messo, sì. Anche qui l'ho messo. Questo l'ho messo invece. Ma questo non ho messo niente, poverino. No, vabbè, chi se ne fotte, dai. Lasciamolo lì il metro. Ma questa cosa serviva? Ah, giusto, per la corrente. Quindi aspettate, allora, la porta quella lì è ancora chiusa. Ciò vuol dire che Chris è arrivato nella nave dopo che noi ci eravamo già spostati. Ok. Credo sia così. Vieni, sogliola. Hai sentito quel rumore? Cos'era quel rumore? No, era potente quel rumore, eh. Si può usare l'ascensore? Di qua dove? Ah, si può usare l'ascensore! Si sta muovendo. Ora possiamo salire sul ponte panoramico. Che bello! Porco anno, che cazzo è successo? C'è qualcosa lassù. Oh cazzo! Tira fuori quella faccia di merda. Sì, che cazzo è? E spada! Che cazzo gli vuoi dare un bacio? Becca di questo non gli, nemmeno gli spara. Ma tu mi prendi per il culo. Merda. Perché diamine abbiamo preso questo ascensore del cazzo. Provo il fucile di precisione proprio da quanti danni fa. Si starà incazzando secondo voi? Ah!
ridicolo, è ridicolo. Non so da dove cacchio ne spunti. Aspetta. Ale, no. Beccata. Oh, finalmente siamo saliti. Ma è ancora vivo. Se n'è andato. Siamo al sicuro. A lui lo chiedi. Guarda che barba e che capelli. Cosa può saperne lui? E non ha nemmeno risposto, tra l'altro. Maleducato. Non merita di essere il nostro partner. Ok, ci siamo finalmente. Fuori è notte, per cui non c'è niente da vedere. Oh, vediamo. No, vediamo un cazzo. Non ho preso nulla di nuovo, quindi non c'è proprio niente da vedere. Che bello. Che carino questo posto. Ma vedete queste bombole rosse? Significa che ci sarà merda fra poco, ve lo dico io. Fidatevi di Brizius. Fra poco c'è. Che cazzo vi dicevo? Krish! Credo che ci stia seguendo. Ma tu scherzi? Come lo ammazzi un bestione del genere? Attento, Dio! Ah! A me poi! Una fanciulla così dolce! Che diavolo è quella cosa? Tua madre? Figlio di puttana, addirittura. Toh. Sinceramente non so nemmeno qual è il suo punto debole. Oh, cacca. È duro morire, sì. Sarà sicuramente parente di Bruce Willis. No, lo sento arrivare. No, 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 è man porco anno! Distrugge tutto! Dai, no, no, mi ha bloccato! Spara! Ops, scusa. A me ha beccato. Dai, cazzo! Alzati. Questa qui sta cadendo per ogni cazzata. Eh no, adesso non beccarmi. Sta prendendo la rincorsa il bastardo. Non ci credo. Non riesco a schivare. Cacca. Cioè, questo qui non morirà mai, ve lo dico io. Aspetta. Non ho granate? Ok. Si è piantato là in fondo. Sicuramente le avevo finite le granate. Toh. C'è di Cristo. È un enorme bestia. Sembra un mollusco. No, 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 no. Cacchio. Uè, fra po'. Oh, cacca. Becca solo a lui. Spara. Non morirà mai, ve lo dico io. Sono a distanza, come ha fatto a prendere? Tu alzati, che cacchio fai? No, non morirà mai. Vorrei saperlo. È una madre veramente corazzata, eh. Sì, è la madre di questo tizio. Oh! Oh, Madonna santa, finalmente! Gran pezzo di merda rompipalle. Così parli di tua madre? Che serata! Meglio questo di una birretta con una bella pizza, vero? E questo? Ah, fucile di precisione, ok.
4 munizioni. Un mitragliatore. Ah no, non ne ho abbastanza. Questo che cacchio è? Ok, abbiamo preso tutto? Sì. Questo dove porta? Si può chiamare? Jill, no. Prima dobbiamo riparare l'antenna. Ok, scusami. Abbassa la cresta però, eh. L'antenna è su in alto. Davvero? È l'unica strada. Ogni volta che c'è questa visuale. Oh, finalmente quella cacchio di scheda per entrare nelle porte. Chissà delle, che belle cose ci saranno dentro. Allora, aspettate un attimo. Ecco. C'è altro intorno? No. Munizioni pistola. Fatto bene. 30 tra l'altro. 30 colpi per la pistola. Quindi possiamo passare da qui finalmente. È bellissimo. Dobbiamo visitare anche le altre porte. Bello tornare a respirare un po' d'aria fresca. Sfondavi una finestra della nave e la respiravi ugualmente. Di quanto pensassimo. Già, abbiamo dovuto difenderci con le unghie e coi denti. Spero ci riposeremo un po' dopo aver contattato il QG. Ne sei sicura? Ecco. Controllerò il cablaggio dell'antenna. Tanto è facile ormai. Si è capito come si fa. Allora, vediamo. Allora. Sì. Che casino. Ecco, iniziamo un po' a far passare. Ok. Perfetto. Così dovrebbe andare. Ora faccio una prova. Spero che funzioni. Prova di cucina. Qui Vermilion, quartier generale. Mi ricevete? Qui O'Brien. State bene? Ci siamo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sono Parker. Qui è scoppiato un casino della manovra. Della Madonna, anzi. Era una trappola e ci siamo cascati in pieno. Come lo sa? No, non ha risposto. Che significa una trappola? Capo, che diavolo succede? Che c'è, capo? Dica qualcosa. Non parla. Aspetta, ho una chiamata d'emergenza. No, aspetti! Direttore O'Brien, abbiamo ricevuto una chiamata dalla ESF. Riportano movimenti satellitari. La European Security Force. Prosegui. Sì, signore. Pare che l'integratore d'energia solare di Terra Grigia sia stato riattivato. Oh. Allora siamo già in ballo? Polverizza. Polverizza anche loro. Qualcuno ha trovato la Queen Zenobia. Dante. Non sei cambiato di una virgola. Parker! QG! Che succede? Sta per scatenare l'inferno. La matrice ad energia solare è attivata. Puntano ai nascondigli Veltro camuffati da incrociatori nel Mediterraneo. I satelliti che hanno distrutto Terra Grigia. Sono sopra di noi. Non possono ignorare l'ultimatum e distruggere questa nave. Capo, tirateci fuori!
dispiace? Come no? Non posso autorizzare l'azione. Ma sei un figlio di puttana. E ciò che succederà? Lo scoprirete nel prossimo capitolo. Sì, rimanete proprio con il dubbio. Cosa gli accadrà mai? 96%. Quindi, niente, non ho sbloccato niente di nuovo. Oh, cacchio. Ok, ragazzi, spero che anche questa parte vi sia piaciuta. E come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!